Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui sulla Gazzetta MMA. Allora, sarà un video molto veloce perché è una notizia bomba che fondamentalmente è uscita fuori oggi, che riguarda il campione brasiliano Pereira, che è stato accusato di violenza. Avete capito che tipo di violenza mi riferisco? Nei confronti di una ragazza molto giovane, e questa qui fondamentalmente ha fatto uscire fuori questa notizia facendo una serie di video sul suo account TikTok. Quindi ne andiamo a parlare velocemente in questo video. Sono curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti. Sicuramente sarà un argomento molto divisivo, e quindi niente, non ci sono tantissime informazioni onestamente a riguardo. Più che altro c'è quello che ha detto lei, perché Pereira in questo momento in cui faccio il video non ha risposto, non ha fatto sapere niente, quindi fondamentalmente ci basiamo su quello che dice questa ragazza. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre ragazzi, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e le notifiche per non perdervi i prossimi video, video di aggiornamento come questo su argomenti inerenti le mixed martial arts. È successo fondamentalmente che questa ragazza ha fatto questo video sul suo canale TikTok dove dice che praticamente è stata invitata da Pereira e dalla sua assistente, della quale non dice però il nome. È stata invitata a cena, Pereira insomma e lei sono andati a cena, poi dice che insieme a Pereira lei è tornata a casa di Pereira nel suo appartamento. Stavano facendo quello che stavano facendo, la ragazza dice che era particolarmente emozionata. Poi, tra l'altro, ragazzi, vi metto qui sotto in descrizione, appena lo trovo, il link del video TikTok o quantomeno il profilo della ragazza, così poi vi andate a sentire il video anche voi e avrete un'idea un po' più chiara. Io ora vi riporto a grandi linee quello che ha detto, le cose importanti. Fondamentalmente stavano facendo quello che stavano facendo. Lei dice che era particolarmente emozionata e dice che Pereira, per la prima volta, da che erano insieme, ha parlato in inglese e gli ha detto di aiutarlo a inserirlo. Ragazzi, lei dice che era molto emozionata, non c'è riuscita e quindi lo ha fatto lui, però non lo ha fatto dalla porta principale, ma l'ha fatto dalla porta da dietro. La ragazza, a quanto pare, non era particolarmente soddisfatta di questa cosa. Ma non mi sembra che abbia detto di aver detto a Pereira no, fermati, stoppati. Non ho trovato queste cose qui nel video, quantomeno non mi sembra che, che le abbia citate. Però vi ripeto, vi metto il link, quindi poi ve lo andate e ve lo sentite anche voi. E quindi niente, quindi Pereira ha fatto quello che doveva fare, si è andato poi a fare la doccia. La ragazza pure ha utilizzato il bagno, ha dormito insieme a Pereira, in camera di Pereira, insieme nel letto, e poi il giorno dopo Pereira gli ha chiamato un Uber e lei se n'è tornata a casa. E la ragazza dice che dunque Pereira l'ha violata in quella maniera, c'è stata una violenza di quel tipo. Ovviamente non voglio dire la parola per non far demonetizzare il video, ragazzi. E quindi niente, quindi si aspetta la risposta di Pereira. Onestamente sembrano delle accuse abbastanza vaghe, non sto assolutamente dicendo che non sia vero, come non sto assolutamente dicendo che sia falso, però sono delle accuse abbastanza, diciamo, non proprio dettagliate e Pereira ancora si deve esprimere su questa vicenda. Quindi aspetto qui in trepidante attesa di capire che cosa dirà Pereira e soprattutto vi terrò aggiornati con gli sviluppi di questa vicenda. Vi metto in descrizione o il video se lo trovo oppure l'account della ragazza, vi potrete guardare il video voi, mi dite che cosa ne pensate. Sono due video in inglese e niente ragazzi, gazzettari, spolliciate e noi ci vediamo a breve con un prossimo video. Ciao belli!